Salve amici di Gida TV e ben ritrovati a una nuova edizione delle news dal mondo della scuola. Anche questa settimana fari accesi sulla riforma. Partiamo dal rinvio della scadenza dal 31 ottobre al 15 gennaio 2016 per l'adozione del piano triennale dell'offerta formativa. Ci si è resi conto che non è necessario esaminare le richieste delle scuole per assegnare l'organico potenziato, in quanto la consistenza delle graduatorie delle diverse classi di concorso è la variabile principale, se non unica, di cui tener conto e quindi inutile risulta esaminare i piani triennali delle scuole. Dal MIUR arriva anche un'altra nota duramente contestata dai precari, cioè l'inserimento in gai dei diplomati magistrali però solo a chi ha presentato ricorso. Grave contraddittorio si sviluppa tra due norme valide entrambe. Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha commentato affermando che non possono esistere due giustizie, il sistema due pesi e due misure non è accettabile in un paese civile ed è inaudito che il Ministero se ne lavi le mani. Non è possibile, continua il coordinatore nazionale della Gilda, che siano individuate soluzioni diverse per situazioni uguali. Per questo il Governo faccia chiarezza. In questi giorni alcuni quotidiani hanno evidenziato che la fumosità della legge potrebbe portare a una pioggia di inefficienza del servizio e rischi professionali alti. Basti pensare all'organico del potenziamento, docenti assunti per essere distribuiti nelle scuole per potenziare l'offerta formativa, che potrebbero essere utilizzati con finalità diverse da quelle a cui sarebbero in realtà destinate. E non promette niente di buono, nemmeno il tirocino formativo dell'alternanza scuola-lavoro, che potrebbe portare a una sorta di impiego a bassa manovalanza. Si preannunciano tempi difficili. Così la scuola torna in piazza, le mobilitazioni contro la buona scuola continuano. Il 9 ottobre sono stati organizzati un centinaio di cortei nelle maggiori città dagli studenti universitari e delle scuole secondarie superiori, che se da un lato hanno prodotto un manuale per una sana contestazione della 107, dall'altro contestano il comitato di valutazione e chiedono una maggiore fruizione del diritto allo studio. Le tante criticità della legge sulla scuola vanno corrette e le professionalità dell'istruzione vanno valorizzate attraverso un contratto innovativo e l'esercizio della contrattazione. Sono i punti fermi che guideranno le iniziative promosse dai sindacati scuola nel mese di ottobre. Il 24 ottobre, infatti, tutte le maggiori sigle sindacali hanno promosso una giornata nazionale di mobilitazione. In tutte le regioni si organizzeranno iniziative pubbliche che coinvolgeranno gli studenti, associazioni e società civile. Il 5 ottobre è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Insegnante, istituita nel 1994 dall'UNESCO. Tanti gli appuntamenti in questa giornata per celebrare la figura di quello che si può definire il vero protagonista dell'istruzione. La separazione del piano assunzionale nelle fasi B e C da parte del MIUR ha scavalcato il principio del merito e del fabbisogno delle scuole. Difatti, con la fase B è stata adottata una disparità di trattamento tra docenti e paradossalmente ad essere penalizzati maggiormente sono stati gli insegnanti di lungo corso. Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura di Camera e Senato, commentando la risposta del MIUR all'interrogazione presentata dall'onorevole Maria Marzano. Siamo ora a qualche flash news dalle province italiane. L'avvocato dei Bari della Gilda Romano fa reinserire in graduatoria due docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di inserimento e aggiornamento. Il Tribunale di Bari ha accolto i ricorsi e ordinato all'amministrazione scolastica, MIUR e USR, di reinserire le due docenti. Il coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma, Salvatore Pizzo, ha nei giorni scorsi diffidato l'amministrazione locale di Montechiarugolo, in provincia di Parma appunto, ed inoltrato un esposto al prefetto per una singolare vicenda. Il Consiglio Comunale ha infatti votato una mozione nella quale pretende di intervenire nell'offerta formativa della scuola, nella definizione degli orari delle lezioni e le modalità di verifica degli apprendimenti. Queste sono attività che competono esclusivamente al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Circolo. Mancato accredito stipendiale dei nuovi immessi in ruolo sia a tempo determinato che indeterminato. Su sollecitazione della Gilda e di altri sindacati del Veneto, l'USR ha risposto prevedendo che per il 15 corrente mese la situazione sarà stabilizzata. Il MIUR ha tardivamente inviato all'USR i dati e le causali per la registrazione dei contratti al SIDI. Nella provincia di Venezia non sono stati nominati 50 docenti di sostegno perché l'USR sembra non voler accogliere le diagnosi di aggravamento presentate agli inizi di settembre. I genitori si stanno mobilitando e contano di passare alle vie legali.
In chiusura ci piace segnalarvi un'iniziativa attuata da un dirigente scolastico di un liceo di Empoli che ha emanato una circolare sul bon tono da adottare in classe. Sarebbe auspicabile che gli studenti attuassero comportamenti di rispetto e gentilezza verso gli altri, afferma il DS, e ha invitato i suoi alunni a salutarsi. Afferma ancora che in fondo è semplicemente un bel modo di iniziare la giornata. Web spettatori, per questa settimana è tutto e siccome noi vogliamo iniziare e farvi iniziare la giornata in modo positivo, vi invitiamo a guardare tutto il filmato, a condividerli con amici e colleghi ed infine vi salutiamo. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Gilda TV.